Ciao a tutti e benvenuti o bentornati sul mio canale. Sono Eli e nei miei video parlo di casi true crime, storie di cronaca nera e più in generale tutto quello che di inquietanti riesco a trovare sul web. Se queste tipologie di video vi possono interessare, assicuratevi di iscrivervi al canale, altrimenti nessun rancore e iniziamo con il caso di oggi. Per il caso di oggi ci troviamo per la prima volta sul mio canale in Pakistan, più precisamente in una grossa città di circa 14 milioni di abitanti chiamata Lahore. Lahore si trova sulle sponde del fiume Ravi ed è la seconda città più popolosa del Pakistan. Si tratta anche della capitale della regione del Punjab pakistano ed è considerato in giro un po' per tutto il Pakistan come un centro culturale, infatti ospita diverse università e anche una delle più grandi moschee dell'intera Asia. Ci troviamo nell'anno del 1999, in realtà un po' prima, un po' dopo, già in Pakistan non c'era proprio una situazione politica e sociale ed economica proprio rosea. C'era recentemente stato un colpo di stato che aveva letteralmente ribaltato le dinamiche del paese, un conseguente crollo enorme dell'economia e anche a livello sociale c'erano un macello di problemi. Proprio per una conseguenza a tutti questi motivi, era un periodo in cui moltissime persone emigravano da città più piccole, cittadine rurali, villaggi molto poveri, nelle città più grandi come Lahore, nella speranza di trovare un lavoro migliore e un futuro migliore ovviamente. Tra queste persone che emigravano e si trasferivano nelle grandi città, c'erano anche dei ragazzini molto giovani, a volte parliamo proprio di bambini. E come in altri casi simili in tutto il mondo, diventa un problema sociale enorme perché parliamo di minorenni, a volte appunto anche bambini, che arrivano in grandi città senza qualcuno che si occupi di loro, senza un adulto che possa vagliare le decisioni migliori per loro e di conseguenza nel 99,9% dei casi finiscono in giri loschi, in giri di criminalità, purtroppo in casi peggiori ovviamente di prostituzione o comunque alla mercé di tantissime persone. Diciamo che nella migliore delle situazioni vengono sfruttati per dei lavori molto duri, magari sottopagati o pagati proprio per niente e senza diritti umani, e questo tenete conto che comunque era tra le situazioni migliori. Tenendo questa situazione a mente, che avrà ovviamente un ruolo fondamentale nel caso di oggi, passiamo al 22 novembre del 1999. Era un lunedì mattina che iniziò alla centrale di polizia di Lahore come un lunedì mattina fra tanti. Come sempre, nelle mattine in generale, a maggior ragione lunedì mattina, la prima cosa che facevano negli uffici della polizia era leggere la posta che era arrivata quella mattina. E tra le tante lettere che visionarono quel giorno, ce n'era una particolarmente inquietante. Ora, c'è da tenere in considerazione che non è così raro che a una centrale di polizia arrivino delle lettere dove ci sono delle confessioni di qualche crimine, di qualche omicidio, cose del genere. Solo che questa lettera in particolare era lunghissima, innanzitutto. Seconda cosa, era estremamente dettagliata e grafica. Vi leggerò la prima parte di questa lettera, sappiate che è molto più lunga di quello che vi leggerò e parleremo poi dopo degli altri dettagli che saranno inclusi all'interno della lettera. Ho raggiunto il 100°. Per grazia divina ho completato la mia missione. Sto piangendo in questo momento, ma mi assicurerò che la mia missione e il messaggio che c'è dietro raggiunga l'intero mondo. Farò piangere molte madri, invierò i loro figli all'altro mondo senza una bara. Scorreranno attraverso le fogne. Ogni tanto uccido per vendetta, ogni tanto senza motivo e ogni tanto semplicemente per piacere. Non provo rimorso per quello che ho fatto. Dopo la 100ª vittima, una morte in più non fa molta differenza. Il mondo ricorderà per sempre questa modalità di vendetta. I loro corpi galleggeranno per le fogne, proprio come il mio sangue. Alla polizia non interessa nulla dei ragazzini che scappano di casa. Nessuno li protegge e sono alla mercé di tutti. Nel resto della lettera viene fatto il nome di ognuna di queste presunte 100 vittime e per ogni vittima viene descritto proprio nel dettaglio le modalità in cui questa persona, questo ragazzino, è stato ucciso. Ma quando parlo di dettagli non parlo di dettagli a cui potreste pensare nella descrizione di un omicidio, parlo di dettagli proprio scrupolosissimi. Ad esempio, in questa lettera dice che ha sciolto le vittime nell'acido e per ogni vittima specifica quanto
acido utilizzato, quanto tempo è impiegato a scioglierli e addirittura i costi, cioè quanto quell'acido, quella quantità di acido gli è costata. Alla fine della lettera è segnato anche un indirizzo, ovvero il 16B di Ravi Road, che la persona che sta scrivendo la lettera nomina come la casa degli orrori, il luogo dove tutto quello di cui aveva parlato era accaduto. Ovviamente a questo punto c'era una concreta possibilità che la persona che stava scrivendo quella lettera fosse un mitomane, un pazzo o qualcuno che per qualche motivo trovasse divertente scrivere una lettera del genere. Però, per precauzione, giustamente decisero di andare a controllare questo indirizzo. Quello che avverrà da qua in poi sarà solo l'inizio di quello che sarà un caso di indagine davvero enorme, un caso che ha avuto e avrà probabilmente per sempre un'enorme rilevanza per l'intero Pakistan, perché si tratta di uno dei casi di indagine, di ricerche e di caccia all'uomo più estese che siano mai state fatte nell'intero Pakistan. Alcuni poliziotti finiscono con l'arrivare sul posto verso l'ora di pranzo. Bussano alla porta del 16B di Ravi Road e la porta viene loro aperta da un uomo di 38 anni chiamato Javed Iqbal. Javed sembra una persona cordiale, normalissimo, li fa entrare senza problemi e inizia a parlare con loro. La polizia lo informa del fatto che avevano ricevuto una lettera e che al fondo di questa lettera c'era segnato proprio quell'indirizzo. E non appena finiscono di dirgli questa cosa, non gli parlano in realtà neanche di quello che c'era scritto effettivamente in questa lettera, Javed sembra cambiare totalmente comportamento, si alza e a questo punto la polizia non pensava a niente di strano, ma ritorna nella stanza con una pistola, se la punta alla testa e minaccia di togliersi la vita se non se ne fossero andati. E quello che avviene qua ha dell'incomprensibile, avrà per sempre dell'incomprensibile per me, perché i poliziotti si alzano, se ne vanno e ci scherzano anche sopra, cioè dicono: questo Javed sicuramente un pazzo, non può aver fatto una cosa del genere, non può davvero aver ucciso 100 persone senza che nessuno se ne accorgesse. Se ne vanno via e continuano le loro giornate come sempre, catalogando quella lettera che avevano ricevuto come una lettera scritta semplicemente da un pazzo. Solo due giorni dopo viene consegnato un pacco alla sede ufficiale del Daily Jang. Il Daily Jang è un quotidiano pakistano, anzi uno dei quotidiani pakistani più vecchi, cioè che sono stampati e ristampati da più tempo. Quindi ovviamente un quotidiano di estrema rilevanza, considerato molto importante e molto accurato. Il pacchetto è indirizzato ad una delle figure più importanti dell'azienda, ovvero il caporedattore, un uomo di nome Kawar Hashmi. Non appena Kawar riceve questo pacchetto, decide di aprirlo subito. Lo incuriosiva il fatto che non ci fosse un mittente, non ci fosse un biglietto, era davvero un pacco anonimo da fuori. All'interno di questo pacco trova una lettera, diverse fotografie di cui parleremo poi dopo, e un diario. Nella lettera c'era scritto: oggi ho raggiunto la mia missione, ho ucciso 100 bambini, allego foto delle vittime, chi sono e da dove provengono. Voglio che tu, tramite il tuo giornale, dica a tutto il mondo ciò che ho fatto. Ti consegno anche 32 pagine del mio diario, in cui c'è l'intera confessione dei miei 100 omicidi. Se vai a casa mia, al 16B di Ravi Road, troverai tutte le prove di cui hai bisogno. Quando verrà fuori tutto quello che ho fatto, il mondo intero sarà sconvolto. La mia prima vittima è un ragazzo di 14 anni, originario di Faisalabad. Gli ho dato del sonnifero mescolando con del succo d'arancia. Quando si è addormentato, gli ho messo una maschera a gas e gli ho somministrato del cianuro. È morto in 10 secondi, dopodiché l'ho sciolto nell'acido in una sola notte. Da lì in poi ho ucciso quasi ogni giorno. Mi chiamo Javed Iqbal. Questo è il contenuto della prima lettera, e all'interno di quel diario, di quel quaderno di 32 pagine, c'erano ancora più dettagli per ognuno dei 100 omicidi. Le fotografie erano 100, ed erano 100 fotografie di bambini e ragazzini diversi. Apparentemente, da quello che si può vedere, diciamo, dallo sfondo di queste fotografie, ogni immagine era stata scattata nello stesso luogo, nella stessa casa. Kawar deciderà di recarsi insieme ad alcuni colleghi all'indirizzo che gli era stato dato, senza contattare la polizia. A questo punto, in realtà, di nuovo, erano convinti che si trattasse di un mitomane, di un pazzo, di uno scherzo, insomma, sapevano che comunque quella cosa era stata mandata al giornale solo per fare notizia e, come giusto che sia, non avrebbero mai scritto qualcosa senza verificare le fonti, ma scelsero anche di non dire niente alla polizia
perché, come vi dicevo, erano davvero convinti che non fosse niente di serio, niente di reale. Arrivano al 16B di Revy Road e bussano alla porta. Nessuno risponde. Notano però che la porta era accostata, non era chiusa a chiave, quindi con un enorme coraggio, perché io non avrei mai potuto, decidono di entrare. L'appartamento era quasi del tutto vuoto. All'interno della casa, in diversi punti, c'erano dei mucchi, alcuni di vestiti, altri di ciabatte e scarpe. Trovano poi diversi sonniferi, diversi giochi da tavolo per bambini e anche un bel po' di taniche di metallo blu chiuse con un coperchio. In tutta la casa c'è un odore molto forte che nessuno di loro riesce effettivamente ad identificare. Quasi subito si rendono conto che sui muri di questa casa, in diversi punti, c'erano dei cartelli, dei fogli di carta appiccicati con scritte delle cose. Erano di nuovo tutti dei dettagli di questi presunti omicidi messi in punti strategici, cioè ad esempio su un cartello c'era scritto: qui ho dato il sonnifero ai bambini, qui ho fatto questo, qui ho fatto quell'altro. Sopra i mucchi di scarpe e di vestiti c'era scritto che erano i vestiti e le scarpe delle vittime che aveva lasciato lì in modo che la polizia potesse farli vedere alle famiglie per identificare queste vittime. In un altro cartello c'era scritto un po' un manifesto, quello che almeno lui penso considerasse un manifesto, e una spiegazione anche del motivo, secondo lui, per cui aveva fatto queste cose. C'era scritto: mi considero un vigilante della città. Faccio quello che non fa la polizia. Questi ragazzini scappano di casa e finiscono poi qui come criminali. Rubano, si prostituiscono e uccidono. Se il governo non agisce, persone normali come me devono trovare le proprie soluzioni. In un foglio che troveranno poco sotto questo altro cartello c'era scritto che i corpi non erano stati occultati del tutto, proprio per permettere alla polizia di analizzare i resti e cercare di capire l'identità delle vittime. Sempre nello stesso foglio aveva scritto che sarebbe saltato nel fiume Ravi per togliersi la vita. Kawar e i suoi colleghi, di nuovo ancora senza aver contattato la polizia, decidono di aprire quelle taniche di metallo che avevano trovato lì, e all'interno di queste taniche c'era un liquido che non riuscirono ad identificare, a capire di che liquido si trattasse, e poi dei resti umani che galleggiavano in questo liquido. Solo a questo punto finalmente decidono di contattare la polizia. Arriveranno i poliziotti poco dopo e inizieranno le indagini per questo caso. Neanche un giorno dopo da questo ritrovamento esce l'articolo sul Daily Jang, un articolo in cui viene raccontato tutto quello che è accaduto fino a quel momento e quello che è stato ritrovato in quella casa. Sempre nell'articolo viene pubblicato l'indirizzo della casa, quindi 16B di Revy Road, e considerate, la notizia già di per sé ovviamente fece scandalo, viene letta da tutte le parti. In più, come vi dicevo, il Daily Jang era comunque un quotidiano molto, probabilmente anche adesso, non so, parlo al passato, ma mi immagino anche adesso, era un quotidiano molto letto, era quasi paragonabile come da noi La Stampa. Di conseguenza a quell'indirizzo si precipitarono subito giornalisti di varie emittenti televisive e anche purtroppo un sacco di familiari di persone che avevano magari perso i propri figli o i cui figli erano scappati di casa e non sapevano, non avevano più sentito niente di loro. E fu davvero devastante. Ci sono delle immagini di alcuni servizi che sono stati, perché a questo punto ovviamente c'erano un sacco di familiari ma anche un sacco di giornalisti, quindi chiaramente quei momenti vennero immortalati in moltissimi modi. La polizia aveva scelto di, perché a quel punto non è che avevano molto altro per identificare le vittime, avevano scelto di posizionare davanti a questa casa tutti i vestiti, tutte le scarpe messe in modo ordinato, in modo che i parenti potessero andare a vedere quei vestiti e quelle scarpe e cercare di capire se erano effettivamente i vestiti dei propri figli o dei propri nipoti. E fu una scena davvero devastante perché ci furono un sacco di madri, un sacco di genitori, un sacco di famiglie che scoprirono così che tra quelle 100 vittime c'erano effettivamente anche i loro parenti, i loro figli. Per quanto riguarda le indagini, avevano davvero quasi tutto. Avevano una confessione, anzi due confessioni, perché c'erano due lettere, una delle quali dove c'era proprio nome e cognome, avevano un indirizzo, avevano una casa, avevano un macello di prove ovviamente. Oltre ai corpi avevano un sacco di altre cose. Sapevano che faccia avesse quello Javed perché c'erano dei poliziotti che avevano parlato con lui solo giorni prima. Insomma, davvero più prove di
così non penso che ce ne potessero essere. L'unica cosa che mancava era il sospettato stesso. Stando a quello che aveva scritto lui, chiaramente a questo punto c'era una elevata probabilità che si fosse già tolto la vita, quindi che non ci fosse più nessuno effettivamente da arrestare. La possibilità c'era ed era anche abbastanza concreta, ma comunque decisero fortunatamente di iniziare una vera e propria caccia all'uomo. Una caccia all'uomo che, come vi avevo anticipato prima, sarà una delle più vaste e accurate dell'intera storia del Pakistan. Anche perché a questo punto la polizia non si stava facendo proprio una figura meravigliosa. Aveva ricevuto una lettera di confessione, erano addirittura andati nella casa, avevano parlato con questo Javed e se ne erano andati semplicemente. Quindi era davvero essenziale a questo punto, proprio per l'immagine pubblica della polizia, che riuscissero a trovare quest'uomo. Passa una settimana intera, una settimana durante la quale tennero sotto controllo davvero qualsiasi dettaglio della vita di Javed, tennero sotto controllo amici e parenti, conoscenti, il suo conto bancario per vedere se avesse fatto qualche transazione. E in quella settimana non accadde assolutamente niente, fino a quando quel suo conto bancario, la carta intestata a Javed, viene utilizzata due volte in due negozi diversi. Rintracciano queste transazioni e riescono ad arrivare a chi avesse effettivamente usato quella carta. I due sono Said Ahmad, un ragazzo di 17 anni, e Muhammad Sabir, di soli 13 anni. Ora, questi due ragazzi vengono immediatamente interrogati. Vi racconterò ovviamente tutto quello che è accaduto per una questione di coerenza. Ci sono molte voci riguardo queste due persone. Sicuramente non fecero interrogatori che si svolsero in modo etico. Ci sono molti lati oscuri, cioè di cui non si sa assolutamente niente, o almeno non si sa assolutamente niente pubblicamente. Vi racconterò ovviamente tutto di queste persone. Tenete in considerazione che c'è comunque una possibilità, una probabilità che siano persone che non c'entrano effettivamente con il caso, ma che sono state un po' prese dalla polizia per dare un colpevole, per far anche vedere che stavano facendo qualcosa, che c'erano degli arresti. In ogni caso, durante questi interrogatori, Sajid, il ragazzo di 17 anni, dirà di essere stato complice in un omicidio e di aver abusato di alcuni dei ragazzini. Per quanto riguarda invece Muhammad, ragazzino di 13 anni, disse di essere sì stato complice, ma solo del lato degli abusi, di non essere mai stato coinvolto nel lato degli omicidi. E questi due ragazzi non saranno le uniche persone che verranno arrestate e su cui c'è un po' di nero, un po' di grigio, un po' di cose che non sono molto chiare, perché ore dopo il loro arresto verrà arrestato un altro uomo, di nome Ajak, che secondo la polizia era complice di Javed perché gli aveva venduto l'acido che aveva poi utilizzato. Ora, dico che è presumibilmente un complice di Javed perché durante il primo interrogatorio, stando a quello che ha detto la polizia, si è lanciato dalla finestra ed è morto, quindi presumibilmente, perché non si sa molto altro. Ora, se è andata effettivamente così, e adesso vi spiego perché dico effettivamente così, fa un po' strano ovviamente pensare che una persona che ha semplicemente venduto dell'acido a un'altra persona e non sapesse nient'altro di quello che stava succedendo abbia deciso di lanciarsi dalla finestra. E dico se è andata effettivamente così perché in questa situazione in particolare ci sono tante cose che non tornano. In primo luogo, questo Jacques non aveva le manette, cosa strana perché era stato arrestato, quindi è molto strano che abbiano deciso di interrogarlo senza le manette. Ma soprattutto, sul corpo di Ajak c'erano diversi segni di contusione, segni inequivocabili del fatto che prima di lanciarsi dalla finestra o di essere buttato dalla finestra, questo non lo sappiamo, aveva subito un qualche tipo di pestaggio. Ci fu in realtà un'indagine sulla morte di Ajak, che però morì nel nulla. Verranno sospesi tre poliziotti, non verrà mai confermato alla stampa pubblicamente se la sospensione di questi tre poliziotti fosse in qualche modo anche solo collegata al caso di Ajak o al caso di Javed. Non lo sappiamo, probabilmente non lo sapremo mai, tutto insabbiato. In ogni caso, ancora nessuna traccia di Javed. Controlleranno tutto per quanto possibile il fiume di Ravi, non troveranno nessun corpo, assolutamente niente, cosa che non voleva dire niente di per sé, in primo luogo perché il fiume di Ravi è molto lungo, in secondo luogo perché non lo cercarono con tipo dei sub, fecero semplicemente passare le reti sul fiume
e comunque c'era anche la probabilità che fosse lì il corpo ma fosse incagliato sul fondale, quindi non lo vedessero per quello. In più Ravi è un affluente del fiume Indo, quindi poteva a questo punto, anche se ci fosse stato il corpo di Javed, che si fosse lanciato effettivamente lì, a quell'ora poteva essere davvero ovunque, quindi il fatto che non trovarono resti, cadaveri eccetera non voleva dire assolutamente niente. Passano ancora i giorni e le indagini iniziano quasi a raggiungere un punto morto, non solo dal punto di vista che non riusciranno a trovare più niente, ma proprio dalla parte dell'intenzionalità della polizia. Tenete anche in conto che a questo punto avevano già una persona che avevano dichiarato assolutamente colpevole, che si era lanciata dalla finestra, e due ragazzi che avevano confessato e che si trovavano sotto arresto. Quindi è molto probabile che comunque anche a livello di opinione pubblica, almeno quello che avevano cercato di far passare i poliziotti, in molti considerassero comunque il caso chiuso, e probabilmente avrebbe anche fatto comodo alla polizia dire: ok, abbiamo queste persone arrestate, abbiamo fatto un ottimo lavoro, Javed molto probabilmente si è tolto la vita, quindi comunque non c'è nessuno da arrestare, caso chiuso. E invece, fortunatamente, il 29 dicembre Javed si consegna. E si consegna non alla polizia, perché si presenta alla sede del Daily Jang, alla stessa sede a cui aveva mandato il primo pacco. Si consegna dicendo di sentirsi totalmente braccato, come vi dicevo, la ricerca e la caccia al lume era stata enorme, ormai tutti sapevano che faccia avesse, quindi era comunque molto probabile che qualcuno prima o poi l'avrebbe visto e denunciato alla polizia. In ogni caso fa la scelta di consegnarsi non direttamente alla polizia, ma di andare al Daily Jang, perché sapeva probabilmente quello che sarebbe successo, ovvero giornalisti che si trovavano lì si vedono arrivare l'uomo più ricercato del Pakistan, una storia che avevano già parzialmente coperto con un articolo, il primo articolo che era quasi un'esclusiva se vogliamo, perché il pacco che aveva mandato lui l'aveva mandato proprio a loro. Hanno pensato bene di fare una bella intervista ripresa dalle videocamere prima di anche solo pensare di contattare la polizia. Sapevano già perfettamente che Javed adorava l'attenzione, aveva mandato quel pacchetto, quella confessione al giornale proprio perché parlassero della sua storia e perché la sua storia venisse letta da tutti, quindi decisero di sfruttare questa cosa e fare appunto una bella intervista prima di contattare la polizia. अगर कल को आपने जो जितने मारे हैं उनमें से तीन चार बच्चे घरों को वापस आ गए फिर आपका सारा ये कोई नहीं आएगा किस तरह आप कहते हैं कोई नहीं आएगा शहीन साहब किस तरह अच्छा आपके ख्याल में किस तरह. Questa intervista durerà un'ora, ovviamente ve ne ho fatto vedere solo un estratto. In ogni caso da tutta l'intervista non viene fuori un briciolo di rimorso, di tristezza per quello che ha fatto. Alla fine di questa intervista, appunto come dicevo, che durerà un'ora, i giornalisti finalmente chiameranno la polizia, che una volta arrivati lì arrestarono immediatamente Javed. Javed era nato a Lahore nel 1965 ed era sesto di 8 figli. Il padre era un commerciante di successo, cioè questa famiglia, la famiglia di Javed, era decisamente ricca. Non stra mega ricca, shaky, ma ricca. Tutti i figli sono cresciuti assolutamente nell'agio, viziati, con tutto quello che una persona può desiderare, un ragazzo può desiderare crescendo. Javed in particolare, soprattutto da piccolo, poi ne parleremo, è diventato diciamo un po' il pupillo dei suoi genitori. Questo perché sembrava essere davvero molto intelligente. Però crescendo aveva iniziato a presentare dei comportamenti un strani, iniziava ad essere un bambino molto violento sia nei confronti dei fratelli ma anche nei confronti di compagni di classe, amici eccetera, dei comportamenti che in molti hanno segnalato ai genitori, parlo soprattutto del personale scolastico, maestre eccetera. Per qualche motivo questi genitori hanno pensato che semplicemente Javed fosse un bambino un po' particolare, che nessuno lo comprendesse, cosa che sarà ridondante in questa storia perché succederanno poi altre cose. Da ragazzino Javed infatti a un certo punto inizia ad uccidere animali, animali domestici, uccellini, animali che trovava nel bosco, quando era al parco, cose del genere. E di nuovo, nonostante i suoi genitori avessero assistito anche ad alcune di queste scene, non
pensarono a niente di preoccupante, cioè l'avevano sgridato sul momento, ma non era andato più in là di lì. Importante è la testimonianza, secondo me, degli altri fratelli, che probabilmente avevano una visione del fratello un pochettino più oggettiva di quella che hanno sempre avuto i genitori. Racconteranno che fin da piccolo, ma in realtà anche poi da adolescente, Javed riusciva ad ottenere sempre quello che voleva dai suoi genitori, in particolare dal padre. Una cosa che faceva, un'altra cosa che è oggettivamente qualcosa di preoccupante, quando voleva qualcosa e il padre si rifiutava di dargliela, lui minacciava di togliersi la vita fino a quando il padre non cedeva e non gli dava quello che voleva. E tenete conto che comunque parliamo di un ragazzo che aveva tutto, quindi si trattava assolutamente di capricci. Nel 1978 Javed si iscrive al college. A parte tutto, come vi dicevo, era comunque un ragazzo intelligente, anche a livello scolastico andava bene. Negli anni che frequenterà il college, lavorerà comunque in varie situazioni, finirà anche con l'avviare un'attività di rifusione dell'acciaio, che comunque non è che gli frutterà tanti soldi, anche perché, come avrete capito fino a questo punto, Javed non è che avesse proprio questa mentalità molto professionale, questa attitudine al lavoro. Dopo un po' lascia gli studi e si trasferisce a Shadbagh. Si trasferisce lì perché il padre gli ha comprato un appartamento, detto proprio papale papale. Vivrà lì negli anni successivi insieme ad alcuni coinquilini. Anche a me ha fatto un po' strano sta cosa dei coinquilini, perché l'appartamento gli era stato regalato e non faceva pagare un affitto, non è che avesse bisogno di soldi. In molti pensano che avesse un qualche tipo di relazione più romantica con questi ragazzi che frequentavano e che vivevano per un periodo in quella casa. I genitori negli anni successivi tenteranno molto di spingerlo a sposarsi, cercarono anche di arrangiargli dei matrimoni scegliendo per lui la sposa, ma lui si rifiuterà sempre di sposarsi, fino al 1983, quando sposerà una ragazza che era in realtà la sorella di un suo coinquilino che aveva conosciuto così. I due si sposano e da questo matrimonio nascerà una bambina. Procederà da qua in poi a lavorecchiare, fare vari lavoretti un po' così a perditempo, fino al 1995, quando viene accusato per la prima volta di aver molestato sessualmente un bambino che era il figlio di un suo vicino di casa. E tra l'altro questo suo vicino di casa era un uomo abbastanza importante proprio a livello politico, aveva una carriera politica abbastanza degna di nota, che a quel punto, volendo, poteva davvero rovinare la reputazione di Javed. Solo che, a quanto pare, cioè la versione ufficiale è che Javed si scusa moltissimo, promise di non farlo mai più, quindi non viene neanche coinvolta la polizia in questo caso in particolare. Diciamo che, sapendo poi quello che succede dopo, è anche molto probabile che il padre abbia tirato fuori una mazzetta per evitare che la cosa finisse alle orecchie della polizia. In ogni caso, nel 1998 avviene un altro caso simile: aveva molestato sessualmente un bambino, un altro figlio di vicini, e in questo caso invece la polizia viene avvisata, ci fu un processo, verrà anche tenuto in prigione per un po' di tempo, ma alla fine il papi tirerà fuori un po' di soldi, una bella mazzetta, e Javed esce di prigione senza problemi. Durante questa brevissima permanenza però in prigione, nel 1998, avviene, secondo Javed, un fatto grave, nel senso che dice che i poliziotti che lo avevano arrestato lo avevano picchiato. Aveva subito diversi pestaggi da questi poliziotti. E secondo quello che racconta lui, è da questo momento in poi che inizia a provare un odio profondo per la polizia, ma per le autorità in generale. E ancora il ruolo strano dei genitori, cioè strano, insomma, un po' davvero poco credibile, perché è una roba assurda. I genitori di Javed a questo punto scoprono che il figlio è un pedofilo. Ok? Cioè è una cosa che gli confessa proprio lui, stando a quello che è stato raccontato. E da qua in poi sapranno tutto praticamente di quello che faceva il figlio, ma saranno sempre impegnatissimi a tirar fuori dai guai questo figlio, a pagare cauzioni, a pagare mazzette per evitare che le persone indaghino su di lui, a dargli case, a pagargli anche un negozio a un certo punto e così via. E gli pagano, a questo punto, un negozio di videogiochi. Cioè, questi due sanno che il figlio è un pedofilo e gli comprano un negozio di videogiochi. E negli anni successivi Javed lavorerà in questo negozio di videogiochi, che in breve tempo ovviamente verrà frequentato da ragazzini, comunque bambini, molto giovani. E i racconti che abbiamo di alcuni dei ragazzini, dei bambini che poi ovviamente sono diventati degli adulti, che frequentavano al tempo questo negozio, sono agghiaccianti. A quanto pare tutti sapevano che Javed fosse un pedofilo.
Ma no, nessuno ha mai fatto niente, cioè lo additavano, soprattutto i vicini di casa magari lo evitavano, non volevano che i bambini si avvicinassero a lui o non li mandavano comunque in questo negozio, proibivano i bambini di parlargli, però non facevano assolutamente niente, non contattavano la polizia, non facevano niente. E alcuni ragazzini hanno raccontato che c'era una cosa che lui faceva molto spesso, soprattutto quando vedeva dei bambini o dei ragazzini che non erano di zona, che magari era la prima volta che arrivavano lì, non sapevano queste dinamiche, metteva appositamente per terra dei soldi e poi quando vedeva che non c'erano più diceva a tutti i ragazzini che ci si trovavano in quel negozio che avrebbe dovuto perquisirli, e quando trovava la persona, il ragazzino che aveva raccolto quei soldi, lo portava in una stanza isolata e praticamente lo molestava. E questi ragazzini non dicevano mai niente perché lui li minacciava di denunciarli per furto. In questo negozio inizierà addirittura ad assumere ragazzini per lavorare. La facciata, che lui, c'è la giustificazione per cui lui diceva sì, sto dando lavoro a questi ragazzini, ed erano quasi tutti ragazzini con dei problemi economici o comunque magari ragazzini che erano scappati di casa, e lui diceva anche di essere una persona molto buona, no? Perché stava dando una mano, stava dando l'opportunità di lavorare a questi poveri ragazzini che si trovavano in situazioni economiche assurde. Ed è a questo punto che la moglie se ne va, divorzia, si porta dietro fortunatamente la bambina e non avrà mai più nessun tipo di contatto con Javed. Poco dopo la notizia del divorzio sale un'altra accusa di molestie nei confronti di un ragazzino, che un'accusa che non finirà da nessuna parte perché di nuovo il papi tira fuori i soldi e tutte le accuse vengono fatte cadere. E in questi anni, che sempre con i soldi che aveva sul conto bancario, che appartenevano ovviamente a suo padre, inizia a costruire un palazzo, cioè lui lo chiama proprio un palazzo, un'abitazione davvero meravigliosa, enorme, con un sacco di giardino, teneva anche tra l'altro degli animali esotici in questo giardino, c'era una piscina, una casa davvero, la casa dei sogni. E tra l'altro lui descriverà questo periodo in cui si era messo a costruire questa casa, cioè quando dico si era messo a costruire non è che l'ha costruita lui fisicamente, ha pagato persone per farlo. Secondo lui dicevo che quel periodo fu il periodo più bello della sua vita, in cui era proprio sereno. Sappiamo però che è in questo periodo che inizia una seconda fase, diciamo, della, non so come chiamarla, perché carriera non è sicuramente il termine più corretto, diciamo, della sua attività da criminale, da pedofilo in questo caso, ovvero fa degli annunci su giornalini per bambini. E era una cosa tipo col topolino, si faceva anche qui, non so esattamente se si faceva con altri giornali, comunque capitava, no, che si mettessero gli annunci sui giornalini per trovare degli amici di penna. Lui fece la stessa cosa spacciandosi per un bambino e riuscì ad ottenere un po' di amici di penna, tra virgolette, con cui iniziò a scriversi, iniziò a fare loro un sacco di regali, mandava dei soldi, e in alcune di queste situazioni, non tutte fortunatamente, però con alcuni di questi amici di penna riuscì anche ad incontrarsi. Ufficialmente quello che è successo non si sa, però dato il trascorso possiamo immaginarlo. Durante tutto questo periodo non lavora assolutamente, il negozio di videogiochi fallisce, inizia ad avere molti problemi economici perché quel palazzo che stava costruendo gli era costato ovviamente un macello di soldi. Quindi fatto sta che nel 97 si trova sul lastrico, decide di vendere il palazzo e si trasferisce in un altro villaggio molto piccolo, sempre più o meno vicino a Lahore. Ed è qua che incontra la prima vera e propria vittima. È un ragazzo che incontra al parco. Questo ragazzo era scappato di casa. Javed lo avvicina dicendogli che aveva perso suo figlio e che aveva bisogno di una mano per trovarlo. Tra una cosa e l'altra inizia a parlare con questo ragazzo, scopre il fatto appunto che è scappato di casa, quindi gli dice che se vuole lo può ospitare in casa, anche solo per dargli un pasto caldo. Questo ragazzino purtroppo accetta, e una volta che arriva nella casa che aveva in questo villaggio, lui lo imprigiona di fatto, lo lega e lo minaccia. Tra l'altro gli dice che se avesse urlato, avesse tentato di scappare, lo avrebbe ucciso. Nei giorni successivi porterà altri due ragazzini nello stesso modo in quella casa e per diverso tempo, diversi giorni, abuserà di loro. Fino a quando, fortunatamente, il primo ragazzino e il terzo ragazzino che aveva preso, mentre Javed era in camera da letto con il terzo ragazzino, decidono di cercare di liberarsi. Riesce prima a liberarsi uno, che libera l'altro, e aggrediscono, tra l'altro in piena notte, Javed, iniziano a colpirlo alla testa. Dopodiché iniziano a urlare, scappano e i vicini li aiutano, si scopre tutto quello che era successo e voi direte ok, a questo punto avranno chiamato la polizia per arrestarlo. No, semplicemente lo cacciano dal villaggio. Dopo che Javed viene cacciato da questo villaggio, si trasferisce a Lahore
in quella che poi verrà conosciuta come la casa degli orrori, e da lì in poi inizierà a fare quello che aveva descritto, insomma, nelle lettere. In 142 giorni, nei primi 142 giorni di residenza, diciamo, lì al 16B di Revy Road, uccide 100 bambini. In 147 giorni 100 vittime. Durante le indagini di queste 100 vittime purtroppo riusciranno ad identificarne solo 82. Per le altre vittime non c'è stato verso di capire chi fossero. Tenete conto che comunque erano tutti bambini, ragazzini scappati di casa. In alcune situazioni le famiglie neanche li stavano cercando, quindi probabilmente non la loro identità, l'identità di queste vittime rimanenti non verrà mai rivelata. Arriviamo a questo punto, all'arresto e al successivo processo. Durante questi 2 mesi di processo i parenti delle vittime chiesero al giudice la pena di morte. E cosa strana che accadde in questo... cioè, strana, non so più come definirlo sinceramente a questo punto. Durante questo processo Javed cambiò molto spesso la sua versione. Se entrando in prigione continuava a sostenere di essere orgoglioso di quello che aveva fatto, di averlo fatto per punire, appunto, come aveva già scritto in altre lettere, di farlo per punire questi ragazzini che arrivavano lì, venivano sfruttati dalla criminalità organizzata, eccetera, eccetera, di farlo quasi come paladino della giustizia, la sua versione inizia pian piano a cambiare. Il cambiamento di questa versione è anche probabilmente dovuto al fatto che è dato di fatto che durante la sua permanenza in prigione viene più volte pestato, viene più volte addirittura torturato, anche dai detenuti, ma anche e soprattutto dai poliziotti. La sua versione inizia a cambiare fino ad arrivare alla fine del processo a una versione totalmente opposta alla prima, cioè dice di aver inventato tutto, che in realtà non era vero, nonostante di nuovo in casa sua c'erano i resti anche di alcuni di questi bambini. Comunque dice di essersi inventato tutto, di non averlo fatto veramente lui e che aveva inventato tutte queste lettere, confessioni, eccetera, solo per portare all'attenzione dell'opinione pubblica questo grave problema sociale che ovviamente c'era in Pakistan con i ragazzini e i bambini che arrivavano lì e finivano in giri loschi. In ogni caso, alla fine del processo viene giudicato colpevole e viene data una pena, cioè io non so, sono abituata agli Stati Uniti, le pene di morte sono, non so, per iniezione letale, cose abbastanza tranquille. La prima condanna che viene fatta, la prima pena di morte, doveva essere per strangolamento in un parco dove sarebbero state presenti anche le famiglie, le varie famiglie delle vittime. Dopo essere stato strangolato, doveva essere tagliato in 100 pezzi che dovevano poi essere sciolti nell'acido. Cioè questa era la prima pena di morte che gli viene data. Ovviamente questa sentenza fa scandalo, come è ovvio che sia, quindi dopo tutta una serie di pressioni da parte del pubblico, dei media, intervengono tra l'altro anche alcuni esponenti religiosi contro ovviamente quello che era stato detto, quindi questa prima pena viene mutata in una normale, tra virgolette, impiccagione. Anche il primo complice, il ragazzo di 17 anni, Sajid, il primo che avevano arrestato, viene condannato a morte, mentre Muhammad, di 13 anni, viene condannato a 42 anni di carcere. Passiamo ora al 9 ottobre, l'ultima tappa del caso di oggi, il 9 ottobre del 2001. Era un martedì mattina, che iniziò come al solito, come un martedì mattina fra tanti, nella prigione di massima sicurezza di Lahore. Il poliziotto che era incaricato quel giorno inizia a fare un giro di cella in cella per svegliare tutti i detenuti e iniziare la routine solita di ogni giorno. Arriva nel settore 7, sveglia un po' di detenuti e arriva davanti a una cella. Il detenuto che si trova all'interno è sdraiato per terra, e ricordatevi questo particolare, sdraiato per terra. Ovviamente sintomo di qualcosa che non andava, quindi il poliziotto entra, stando a quanto è stato detto prova a rianimarlo, chiama aiuto, arrivano i paramedici, purtroppo non c'è più niente da fare, il detenuto è morto ed è ormai anche da diverse ore, quindi non c'era più modo di aiutarlo. Altra cosa, tra virgolette, strana, è che alcune celle più in là, nella stessa sezione, trovano un altro detenuto morto. La causa di morte ufficiale, quella che è stata detta, non è ufficiale, è quella che è stata detta per la prima volta dalla polizia, è che i due dovevano aver bevuto del veleno per uccidersi. Solo che c'erano tutta una serie di cose che non tornavano. In primo luogo, su entrambi i corpi c'erano dei segni di strangolamento al collo, quindi la polizia cambia versione e dice: ah sì, si erano impiccati. Solo che, come vi ho detto prima, il primo detenuto che viene trovato era sdraiato per terra, quindi è difficile pensare che ti impicchi e poi finisci per terra senza un cappio, senza un lenzuolo, qualcosa. Su entrambi i corpi c'erano diversi segni di percosse, pestaggi, torture, tutti in tempi diversi, che non erano venuti solo la notte,
ma probabilmente per mesi anche prima di quello che era successo. Nonostante tutte queste cose che non tornano, nessuna indagine viene svolta dalle autorità. Di nuovo, come nel caso di Ajak, alcuni poliziotti vengono sospesi subito dopo questa cosa che era accaduta, ma non abbiamo neanche una conferma che quelle sospensioni fossero inerenti a quello che era accaduto. In ogni caso, i corpi verranno identificati come Javed Iqbal e il suo complice Sajid Ahmad. E questo è tutto quello che sono riuscita a trovare sul caso di oggi. Un caso impegnativo in cui ci ho messo molto molto tempo, molta dedizione per ricostruire il tutto, ed è una storia secondo me molto interessante, una storia di cui non avevo mai sentito parlare personalmente. Strano di nuovo, perché come vi dicevo uno dei casi più conosciuti in Pakistan, e che uno dei casi più grossi mai avvenuti in Pakistan, quindi non so se magari anche la diffusione di questo caso è stata un po' tenuta in sordina, per ovvi motivi a questo punto alla fine del video. In ogni caso, per il video di oggi era tutto, grazie come al solito di essere arrivati fino a questo punto del video, vi ricordo di iscrivervi al canale e lasciare un like, un commento se volete sostenere il video e il canale in generale. Per il caso di oggi era tutto, noi ci rivediamo con un prossimo video.